Gentili signore e signori, buonasera. No, nessun merito. È un fluido che emana così. Questa è la mia impressione, però io lo vedo anche durante quando vado ad ascoltare gli altri o quando mi capita di assistere a una recita di Carmen, vedo queste donne che cercano sempre di esagerare. Qui stasera sembra che vogliamo proporre due diverse interpretazioni al pubblico. Di un momento di Carmen. Sì, no? Del primo atto, che è il biglietto da visita, l'entrata di Carmen, una sigaraia, una donna selvaggia in sostanza, ma sempre composta nei movimenti, perché questa grazia del sud, della Spagna, deve affascinare subito. Allora, qui ci sono due modi diversi. Due modi diversi. È interessante lasciare al pubblico la scelta. Allora, allestimenti, e qui si impone forse di Stefano parlare di regia, arricchirà forse lo spettacolo, ma qualche volta non intralcia, forse non si sovrappone al pensiero del compositore, non intralcia l'interprete, il cantante. Non so, la moda vuole che il regista rinnovi tutto il repertorio operistico con nuove concezioni, con nuove revisioni. Sulle intenzioni dell'autore, va bene, sì, questo è il momento attuale in cui l'opera vive, il pubblico sembra interessarsi, ormai la gente dice vado a Bari, vado a Firenze per vedere la nuova regia. Hanno saputo portare il pubblico a teatro anche con il richiamo di una regia moderna. Dopo un'opera diventa non più del compositore ma del regista. Rischia ecco. Anche questo. Comunque l'importante è portare la gente a teatro, certo, questo ben venga. Ma ritornando a Carmen, vedi, queste due interpretazioni che abbiamo viste sono completamente diverse. La più vicina è naturalmente la Agnes Balza, perché è greca, sai, mediterranea. Ecco, volevo chiarire questo concetto, che in Carmen meno lei si muove e più dice, ecco. Invece purtroppo queste cantanti a volte vogliono esagerare nei movimenti, e questo è il compito del regista, di controllare tutto questo, ma purtroppo i registi invece si occupano di molte cose ma non della vera interpretazione che il cantante deve offrire. E Stefano ha subito io vi ho visti nascere la Nouvelle Vague dei registi d'opera, queste persone preparatissime, di grandissima fascina di nome, come Luchino Visconti, il giovane De Firelli, che era della scuola degli italiani, poi in America, già nel 1952 in America Rudolf Bing, direttore del Metropolitan, mi diceva che era sua intenzione portare al teatro d'opera registi di Hollywood. Ecco, oggi siamo... L'opera è andata trasformandosi in uno spettacolo, oltre che musicale, visivo, diciamo quasi visivo soprattutto. Ma come dovrebbe essere il regista ideale per uno spettacolo operistico? Il regista ideale dovrebbe essere quello che sa insegnare ai cantanti a muoversi, a comporre un abbraccio perfetto, non con le pance distaccate quando si abbracciano, o insomma, deve insegnare i movimenti scenici. Io ho fatto qualcosa con la Pavlova, per esempio, Dama di Picche, e la Pavlova, che è una grande attrice, mi insegnava l'abbraccio, che è cosa che abbiamo ripetuto poi quando la Callas e io eravamo registi a Torino, abbiamo insegnato a Raimondi al basso, non al basso Raimondi, al tenore Raimondi e poi al basso, di cui ora mi sfugge il nome, una bellissima voce, ma un po' lì sul rotondo. L'abbraccio che io avevo imparato dalla Pavlova, trasmettere questi insegnamenti, e il regista si deve occupare di queste cose, invece io, almeno allora. E deve sapere anche che cosa, come un cantante canta, che cosa occorre per cantare, non so, il respiro, sì. Non imporre al cantante... Beh, conoscere il mestiere del canto, questa respirazione, questa proiezione della voce anche quando nei recitativi, il parlare... trasmettere la famosa Traviata di Callas, Luchino Visconti, che con sottoscritto fu un parto meraviglioso, ebbe un successo enorme, però la Callas per esempio era uscita un po' dai suoi binari,
come cantante, per arrivare a parlare in un modo un po' troppo naturale. Poi lei fece marcia indietro, con le prossime recite ritornò a impostare, perché sennò il cantante guai se perde l'impostazione della propria voce. Questi sono particolari che i grandi registi devono conoscere. Certamente, ma ora vogliamo offrirci una parentesi solo strumentale, l'intermezzo da Cavalleria Rusticana di Mascagni. Stupendo, veramente toccante questo crescendo dei violini all'unisono con quell'accordo d'arpa e poi le note d'organo. Veramente un'opera stupenda. Sì, arriva sempre al cuore, immancabilmente, la musica di Mascagni. Ed è un'opera che è molto rappresentata nel mondo. È una fra le più rappresentate. Poi in compagnia di Leoncavallo, Mascagni, Leoncavallo. Cavalleria e Pagliacci, che in America hanno tradotto in Kevin Peg. Kevin Peg. E beh, a questo punto io vorrei fare una sorpresa a Giuseppe Di Stefano. Negli archivi della RAI abbiamo trovato una, direi, vecchissima registrazione proprio di Cavalleria, una Cavalleria in bianco e nero, registrata da Di Stefano, mi sembra, un 25 o 27 anni fa. Dall'Opera di Roma. E da quest'opera abbiamo scelto L'addio alla madre. Vogliamo ascoltarla? Mamma! Mamma! Quel vino è generoso! Certo, oggi troppi bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi Oh!
Posso aggiungere i miei agli applausi dei spettatori di quale teatro? Ma questa è una recita all'Opera di Roma, quando ancora l'opera in televisione era agli inizi, così. Beh, cosa diciamo di questo giovane tenore? Il giovane tenore quella sera lì era un pochino in brodo vocalmente, una bronchite nelle note centrali, così. Infatti io non volevo cantare, ma poi, dato che c'era appunto la televisione, mi obbligarono qua. Comunque sono felice che sia stata registrata. Che emozione rivedersi. Sia stata registrata, così è un bel ricordo per me. Insomma. Posso chiederle che, secondo lei, che cosa toglie e che cosa può dare la televisione al teatro d'opera? Beh, come abbiamo visto così, allora, non avendo la tecnologia attuale, era un po' una cosa, una cartolina, una cosa spenta, perché il palcoscenico, l'orchestra e niente ai primi piani, solo qualcosa da una macchina che stava in un palco di proscenio, no? Ma è così, è una cosa distaccata. Poi il successo e il boom dell'opera si deve molto, a parte l'avvento della regia, come abbiamo detto, e la scenografia e la bellezza dello spettacolo visivo oggi, si deve proprio appunto all'intervento della televisione che quei mezzi attuali distacca lo spettacolo dalla cornice del palcoscenico e lo porta, lo ingrandisce, lo porta a contatto con i primi piani, con queste zoomate, lo porta a una cosa viva, vicinissima. Quindi è positivo l'incontro della televisione. Sì, certo, poi i colori, teniamoci. A questo punto facciamo un passo indietro nel tempo e ritorniamo ai primi dell'Ottocento, a un'opera di Gaetano Donizetti, direi forse all'opera che è il capolavoro di Donizetti, del compositore bergamasco, Lucia di Lammermoor, un'opera piuttosto complessa, di difficile interpretazione. Un classico per la coloratura. Cioè per il soprano. Soprano coloratura. Sì. Ricordiamo qualche celebre interprete. Beh, insomma, noi abbiamo interprete. Callas e il sottoscritto. Hanno portato nell'anno 54, 50, io con la memoria, sai, a Berlino, a Vienna, con Karajan, La Scala, Callas di Stefano e Panerai, l'abbiamo portata prima a Vienna, poi a Berlino e fu una marcia trionfale per Karajan che portava dall'Italia la Lucia con questi artisti, no? Ed era la prima volta che La Scala usciva da dopoguerra, usciva per portare in Germania questo spettacolo. Esiste una registrazione di questa? Sì, diciamo che la Lucia di Berlino è la Lucia più incisa dal vivo, no? e dai cosiddetti pirata, no? Sono dei nastri pirata. Non so in quante edizioni è uscita questa Lucia dal vivo. Con Maria Carla. Poi abbiamo la Lucia, sì. La Lucia invece registrata per la EMI. A parte quelle ma come registrazione privata, pirata, quella di Berlino è stata incisa in mille versioni. E noi questa sera, a conclusione di questo nostro incontro, la presentiamo, la scena della pazzia da Lucia di Lammermoor, interpretata da un soprano che già abbiamo avuto l'occasione di incontrare in precedenti incontri, Editha Gruberova. Sì.
Gentili signore e signori, buonasera. Il nostro album di musiche operistiche che presentiamo con Giuseppe Di Stefano si apre questa sera su una splendida pagina di Giuseppe Verdi, il Preludio alla Traviata. Un frammento di questo preludio è stato la sigla che ci ha accompagnato in questi nostri 6 incontri. Che disse: la Traviata è un'opera che va all'anima, anche ascoltando soltanto il preludio, che però anticipa alcuni grandi temi dell'opera di Stefano. Certo, sì, i temi principali. Sì. E pensare che la prima alla Fenice di Venezia fu un fiasco. Mi sembra di aver letto a causa... Sì, è un fatto abbastanza conosciuto. Ma succede, prima della Butterfly lo stesso, prima del Barbiere, come abbiamo raccontato, chissà, il pubblico si aspetta magari chissà che cosa, e intanto il capolavoro passa senza essere notato come si dovrebbe. Questo fiasco pare fosse imputato alla scarsa aderenza della soprano al personaggio, perché è difficile immaginare una Violetta che muore di tisi impersonata da una pingue signora. Già, infatti il soprano era piuttosto in misure abbondanti, no? Ma allora non si badava tanto per il sottile, oggi invece si pretende, dopo che Maria Callas ha perso 30 kg mentre si accingeva a cantare Traviata, è d'obbligo che i soprani si devono presentare nelle condizioni migliori, no? Fisicamente è importante, naturalmente. Certo, perché in Traviata Violetta è tutto, no? Sì, il fisico è tutto, perché è una donna che ha le facili costumi, no? Questa Traviata deve bellissima, essere attraente, certo. No? E Maria Callas fu una splendida Violetta. Sì, io partecipai perlomeno alla prima recita di questa Traviata Scaligera, regia di Luchino Visconti, scene di Lilla De Nobili, insomma una Traviata, una preparazione accurata, fastosa, una Traviata che fece scalpore. Parliamo di Maria Callas. Lei ha cantato con Maria nell'epoca nel pieno fulgore delle carriere di entrambi, ed ha cantato con Maria Callas alla fine della carriera di Maria. Sì, l'ultimo concerto l'ha fatto con me in Giappone, lì ha chiuso la sua carriera con un duetto, un bis, era dall'Elisir d'Amore. Io ho conosciuto Maria Callas nel 52 al Messico, dove noi abbiamo cantato insieme tutta la stagione, 5 opere da Puritani, inaugurazione della stagione, e fino alla Tosca. Intanto lei cantava la sua prima Lucia e io la mia prima Tosca, nel 52 al Messico. Fu poi lei che, tornando in Italia, disse: ma di Stefano è in grande forma, perché non torna? Io ero in America da 5 anni, ero andato in America per fare esperienza, perché non facciamo tornare Pippo? Ormai lei era una diva, nel senso vero della parola, e alla Scala hanno raccolto questa sua raccomandazione, chiamiamola pure così, dice: sai, perché i tenori si sa mai, un anno stanno bene, un anno stanno male. Noi abbiamo fatto questa stagione lunghissima ed era partita convinta che io potevo tornare e fare un grande successo in Gioconda. Era in preparazione questa Gioconda, che poi rappresentava anche un passo abbastanza in là per me, perché era la prima opera di repertorio drammatico. E così tornai alla Scala. Ma e vi rimasi parecchio tempo, sì. Ma com'era Maria Callas, come collega, come donna? Sai, è difficile descrivere Maria Callas in poche battute qui alla televisione, non è una cosa... Dovremmo fare una seduta a parte per queste cose. Ma comunque era una gran... Come l'ho conosciuta io, nelle migliori luci, intanto nelle migliori condizioni vocali, perché cantava un repertorio che era tutto suo, quello della coloratura, perciò in un successo dopo l'altro, è Puritani, è Lucia, è Traviata, è Rigoletto, un trionfo enorme, ancora la ricordano al Messico, come la ricordano dappertutto, ma era una ragazza, aveva 28 anni, 27-28 anni. Perciò questo è stato il primo incontro. Ma cambiò molto, diciamo, con la sua trasformazione fisica. Il carattere di Maria Callas cambiò. Diventò bella.
Esatto. Come una crisalide. Questo influì sul suo carattere? Beh, una donna deve sentirsi bella per essere ancora più gentile, se è possibile, no? Quindi migliorò anche... Sentirsi bella è importante, soprattutto per lei, che era una donna, come ha dimostrato, capace di grandi passioni, perciò una donna che voleva non solo trionfare nel teatro, ma voleva trionfare nella vita, come ha dimostrato, nella società, arrivare sempre più in alto. Per lei il fatto di essere una grande cantante era una cosa scontata per lei, era un suo destino al quale si era abituata e non le bastava. Era molto ambiziosa, chiaramente era molto ambiziosa, sapeva dove voleva arrivare. Solo che dopo aver raggiunto quello che lei voleva si è accorta che il canto era sempre ancora molto più importante di quelle soddisfazioni che poteva ottenere nel Jazz Society, no? Ed è tornata dopo qualche anno, non si era mai spenta in lei il desiderio di cantare, e l'occasione gliela fornì io a New York nel 72, io inconsciamente, perché ero stato in Corea, mi avevano chiesto, dovevo già cantato diverse volte, ho detto di Stefano dovrebbe tornare con un soprano, e io chiesi a una all'altra dei nomi che mi avevano chiesto a loro, ma la Callas non la interpellai perché credevo che non cantasse più. Poi invece ci siamo incontrati a New York, fortuitamente, casualmente, era giù di morale, era distrutta nello spirito. E lei dice, ma perché? Ma sai, ogni giorno, un giorno di meno, dico, oh, ma cara, ma... Era ancora giovane. Tu sei troppo giovane per fare questi discorsi, bisogna vedere la vita anche sotto altre angolature, tu sei giovane, la vita devi vivere, io cercavo di tirarla su in qualche modo, no? E poi gli ho detto, perché non andiamo a cantare? E così lei, sorridendo, dice, ah, mica male, insomma, io non ho mai smesso, io voglio cantare. E così... Ritrovò nel canto quello scopo di vita. Forse. Noi sempre eravamo stati molto vicini, amici, no? Simpatia, perché lei cantava come piaceva a me, probabilmente io cantavo come piaceva a lei, e ci siamo sempre trovati, abbiamo affrontato il palcoscenico con lo stesso spirito goliardico. Lei dava ad intendere che si preparava molto, invece era anche lei molto, molto goliardica in questo senso, no? E poi spregiudicata. Nel senso artistico, affrontava parti senza tentennare, insomma, si amava l'applauso, adorava l'applauso, queste cose si sanno, Callas era Callas, questo canto suo è unico, è irraggiungibile, rimane per me la più grande cantante che sia mai esistita, ovviamente. Comunque negli ultimi anni tornò a cantare, ritrovò la gioia e si può dire che morì dopo queste ultime soddisfazioni che le provò, perché il pubblico l'adorò dappertutto, dalla Germania al Canada al Giappone, lei assaporò ancora quello di cui si era nutrito tutta la sua vita, l'applauso e l'affetto del pubblico. Difficile voltar pagina a questo punto, però spera di Montagna molto, che Catalani. Molto, molto, molto. Bene, tra l'altro Catalani, il compositore di Vallì, forse è un po' misconosciuto, ma fu molto apprezzato, mi sembra, da Arturo Toscanini, che in suo onore chiamò appunto Vallì, la figlia. Sì, infatti. Vallì Toscanini, lui adorava, c'era un grande rapporto di amicizia con il maestro Catalani. Toscanini, sì. Appunto. Io ho un nastro a casa di Toscanini in una prova di Vallì, dove lascia andare il suo temperamento, dove... Cioè, nastri che si trovano fra gli appassionati. Sì, sì. Tari, tari, tarà. È il maestro che si arrabbia perché l'orchestra non gli rende quello che doveva essere, no? Era un vero figlio d'Emilia, Toscanini. Lei questo mito di Stefano l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto, ho anche cantato con lui nel 51, nel cinquantenario della morte di Verdi, il Requiem. Del cinquantenario, a New York, al Carnegie Hall. Ci sono anche dei dischi col maestro. E che cosa rappresentava per i cantanti Toscanini? Toscanini rappresentava quanto di più grande poteva esserci per la grande personalità
di Toscanini, insomma, legato a Verdi, legato a Puccini, legato, fa parte della storia, della musica, della storia, della lirica. Perciò era un onore cantare con lui, ma lui era di un affetto, di una semplicità straordinari. Io qui porto al collo. Capiva i cantanti. Sì. Io porto al collo una medaglia che lui mi ha regalato senza nemmeno avergliela chiesta, con tanta di dedica, poi a casa, tanti ricordi. Ma così era anche con gli altri cantanti, quei cantanti che lui amava. Si dice che avesse un carattere difficile. Difficile quando dirigeva, sì, perché se offendevano la musica, se commettevano degli errori, se non lo seguivano, diventava, come si dice, una bestia, feroce, temperamento. Però era anche capace di gentilezze di squisite. Cosa le ha lasciato Toscanini? A me? Sì. Come diciamo ricordi? Non solo come ricordi. Ma, per me, io fino a che ho conosciuto Toscanini pensavo che l'artista doveva essere un estroso, un distratto, uno stravagante, no? Invece quando ho conosciuto Toscanini mi sono reso conto che l'artista, non c'è persona come l'artista che debba conservare sempre una presenza, una coscienza di quello che è, di quello che rappresenta e dell'esempio che deve portare a tutti gli altri. E poi la semplicità della grandezza, perché le persone, le grandi, in tutte le professioni sanno che tutto finisce, perciò è inutile, non è il caso di darsi delle arie, no? Compiere il proprio lavoro, la propria missione, perché in questo caso è missione, nel miglior modo possibile, però ritornare sempre nelle misure umane, nella grandezza della semplicità. Un tipico figlio di terra emiliana, abbiamo detto, Arturo, sì. Toscanini, parmigiano come Verdi. Sì, certo. E di Verdi è la prossima pagina che presentiamo ora, pagina che è interpretata da Giuseppe Di Stefano, un'altra sorpresa, perché le pagine che la riguardano non le erano state annunciate in precedenza. Ah, ma che piacere, grazie. Non vogliamo vedere di che si tratta? Spero di essere in buona voce, in buona forma. E dopo commentare? Sì, certo. Tutti avranno sicuramente riconosciuto la celebre aria La donna immobile dal Rigoletto di Giuseppe Verdi,
Sì, perché sì? Certo, tu sai l'episodio della prima di Rigoletto a Venezia? A Venezia? Non lo conosco questo episodio. Dunque Verdi non la fece sentire, durante la prova generale non volle far sentire le donne mobili, perché l'aria era così cattivante, così orecchiabile, che lui temeva, facendo ascoltare la prova generale, che perdesse del suo fascino, della sorpresa che avrebbe causato poi durante la recita. È interessantissimo l'aneddoto, però io vorrei sapere da Di Stefano. Poi devi sapere anche che quella, qualche anno fa, diciamo una ventina, trentina, il tenore che cantava la Donna Immobile doveva cantarla 3 o 4 volte. Sì, e cambiando. Bis, sì, sì, e doveva cambiare la cadenza, ogni volta c'è una cadenza diversa. È interessante. Questa è un'abitudine dell'epoca, diciamo anche di più, insomma, 40-50 anni fa, il tenore, guai se il tenore non trissava almeno la Donna Immobile. Però io vorrei sapere che cosa pensa Giuseppe Di Stefano, Stefano nei panni del libertino Duca di Mantova, che tra l'altro io trovo che le si addicono alla perfezione. Io credo che sia abbastanza riuscita, questa è un'esecuzione dai dischi, presa dai dischi, non è un'esecuzione dal teatro. Questo fa parte di una storia di Verdi, io ho interpretato il personaggio che mi hanno richiesto, ma è un'esecuzione discografica diretta dal grande Serafin, perché è molto importante questo. Ti dirò, allora se vuoi sentire un aneddoto, che ero stato chiamato dalla televisione olandese, poi anni fa, venivo dall'America, un viaggio, sai, di notte, così, stanco morto, sono arrivato in Olanda, dove c'è la... vicino all'AIA c'è la televisione, insomma, e mi sono trovato sul palcoscenico perché ero in ritardo e dovevo doppiare, cioè mimare, cioè questa Donna Immobile, no? Una piccola breve intervista, c'era il pubblico in sala, inizia, adesso io parlavano olandese, il tenore Di Stefano, comincia l'esecuzione. Io dai tempi dell'orchestra ho capito che non era la mia, perché era un altro ritmo, capisci? E allora? Momento di però fare. Sai, non ero sicuro, no? Io ho aspettato fino a che iniziava la voce, ma dal ritmo ho capito che non poteva essere la nostra, che la mia è diretta da Serafin, capisci? Dei tempi di una volta, insomma. Non è per parlare bene di una volta, ma insomma, Serafin sapeva il fatto suo, capito? E difatti non era mia. E di chi era? Appena cominciato a cantare, era di Pavarotti, che è cantata molto bene, ma con un altro ritmo, capisci? E allora Di Stefano ha doppiato Pavarotti? No, io mi sono fermato, mi ha detto, no, c'è un piccolo errore, abbiamo sbagliato di tenore, vogliamo riprendere il mio disco. È stata una risata, il pubblico si è divertito molto. Ma però ti vedi dal ritmo, da come parte l'orchestra, con una veemenza, Serafini è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra d'opera italiana, quindi. Amava le voci, come può subito dal ritmo stabilire un'epoca, ecco. Certo. È anche grazioso questo aneddoto che ci riguarda da vicino, come televisione. Io direi a questo punto di far ascoltare un altro brano da Rigoletto, anche per proporre una bellissima voce di baritono che è quella di Renato Bruson. Ottimo cantante. E uno dei ruoli più interessanti, credo anche più difficili per un baritono, certo, forse è il più difficile. Rigoletto, sì. Di Verdi. E qui abbiamo trovato nel nostro archivio una registrazione di Bruson con Editha Gruberova nella scena che precede la vendetta, atto, sì, il secondo atto. Ascoltiamolo. Oh,
Esecuzione raffinatissima del duetto del secondo atto fra Gilda e suo padre, Rigoletto, dove lei confessa che ha incontrato questo giovane, bellissimo studente, tutte le feste del Tempio. Pregevole l'esecuzione pregevole, di Busoni, raffinatissima, bellissima. Voltiamo pagina, ce ne rimangono soltanto un paio di questo nostro ultimo album e troviamo ancora Puccini, Giacomo Puccini e Bohème. E precisamente una pagina dal terzo atto. Terzo atto, allora è il meraviglioso terzetto in questo caso, perché non si arriva fino all'entrata di Musetta. Allora noi ascolteremo Rodolfo che confessa a Marcello che intende lasciare Mimì. Non sa Rodolfo che Mimì è nascosta dietro un albero ad ascoltare. La pagina operistica che abbiamo raccolto nei nostri archivi sta per chiudersi e noi a questo punto vorremmo ringraziare Giuseppe Di Stefano che questi album ha voluto sfogliarli con noi nel corso di questi nostri 6 incontri, confidandoci e rendendoci partecipi anche di alcuni ricordi della sua lunga carriera artistica. Grazie, ringrazio te per... Finalmente possiamo darci del tu. Yeah. Abbiamo finto di darci del lei perché abbiamo detto in fondo non dobbiamo. Questo rende tutto più facile. Questo, finalmente questo ci siamo... distacco più facile così. Io ti ringrazio moltissimo per la compagnia competentissima che mi hai fatto in questo viaggio attraverso il mondo dell'opera. Felice di aver contribuito a far scrutare il pubblico nei misteri più in profondità
negli ambienti del melodramma, che rimane sempre fascinoso e sempre con questa alia di mistero per chi non è addetto ai lavori. Del quale mondo sei stato un meraviglioso ambasciatore. E noi vogliamo lasciarvi con un ideale brindisi, un brindisi al melodramma, ed è tratto da Traviata di Giuseppe Verdi. Grazie a tutti e buonasera.